Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno a Pasquale Mautone. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori in questo ritorno per quanto riguarda il nostro percorso Napoli, meraviglie e contraddizioni. Buongiorno a Sandro Fucito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'oggi parleremo di due argomenti, i trasporti in generale, anche perché diciamo che siamo abbastanza, voglio dire, soddisfatti del fatto che ci sia stato il dissequestro di quel famoso incidente che è avvenuto praticamente lì a Chiaiano, per cui a breve dovremmo avere una normalizzazione, diciamo, dei trasporti per quanto riguarda la linea 1 della metropolitana. Poi i tram che sono finalmente ripartiti, io scherzando dicevo sempre, adesso possiamo ripristinare il proverbio, stai attento perché sennò tappi il no tram, adesso c'è la possibilità di appendersi al tram. Per quanto riguarda invece il vivace dibattito politico, per usare un eufemismo, parleremo con la consigliera regionale 5 Stelle Marie Muscarà, che voglio dire è reduce da un infuocato incontro a Rota e Ramada, dal quale è emersa una chiara volontà da parte della base del Movimento 5 Stelle di non andare avanti con alleanze di nessun tipo. Mi pare che abbiamo fatto l'introduzione, incominciamo, ecco, a trattare l'argomento numero uno, i trasporti, perché Sandro ci doveva dare, ecco, un'informativa, voglio dire, tecnica molto importante, nel senso che c'è una sentenza recentissima con la quale si sancisce qualcosa, Sandro. Sì, no, pochi buongiorno a tutti. Pochi giorni fa, credo 6 giorni fa, il Consiglio di Stato ha reso pubblica questa sua sentenza in merito a un ricorso del Comune di Napoli per il quale la Regione Campania è tenuta a dare maggiori risorse all'ANM. Ora è chiaro, tra poco sentiremo anche Umberto De Gregorio, non perché sia la Regione Campania, ma nella qualità di amministratore della EAV, viene fuori che il trasporto è sempre storia di conflitti, di competenze, di centri decisionali, di costo. Sembra una competizione aziendale dalla mattina alla sera, chissà se è il sentimento dei nostri cittadini alle fermate degli autobus, alle metropolitane, nelle stazioni, ecco, della circumvesuviana. Che ne dici, Pasquale? Secondo me non interessa proprio nessuno, nel senso che un trasporto pubblico per tutti, efficiente e di qualità. Questo sicuramente. La questione di fondo è che bisogna mettere al primo posto l'interesse degli utenti e della collettività in questo conflitto continuo di competenze. Poi interviene ovviamente la magistratura in questo continuo conflitto tra enti, molte volte che non collaborano, si riduce poi a una questione anche di disservizi nei confronti della cittadinanza. Ad esempio, ancora ieri c'era uno sciopero per quanto riguarda la metropolitana, con varie ripercussioni sui trasporti in generale, perché già normalmente la questione è alquanto vischiosa, figurarsi quando poi ci sono tutti questi disservizi e tutte queste proteste che dovrebbero poi, come dire, essere gestite soprattutto nell'ottica di una composizione dei conflitti. Perché tutti questi scioperi un po' a singhiozzo, un po' a gogo, non è che hanno una grande, come dire, una grande ripercussione nell'ottica di una rimodulazione anche per quanto riguarda la gestione politica dei trasporti. Io penso che occorre una visione più ampia e mettere da parte questi conflitti per fare in modo che i trasporti in Campania, soprattutto a Napoli, possano essere equivalenti agli altri standard europei. Perché Napoli è una città che ha tantissimi turisti, che ha tantissime utenze, e soprattutto cercare di essere in regola proprio in linea con i criteri, diciamo, di base per quanto riguarda la tutela dei cittadini. Occorrerebbero forse anche risorse europee, no? Nel senso che è chiaro che se discutiamo che se sono leciti 55 milioni il che ha ricevuto il comune per l'ANM o i 65, parliamo di cifre enormemente inferiori rispetto a quello che può essere la somma stanziata per Milano o, non voglio dire, Roma, insomma, di ben altra entità e portata.
Guarda Sandro, sul punto, io penso che uno dei problemi di fondo possa essere proprio il costo basso del biglietto. Lo dico, sembrerà una voce controsenso, come dire, in contraddizione con tutto quanto. Invece io penso che principalmente si potrebbe ragionare proprio sull'aumento del costo dei biglietti. Certo, però perché... i biglietti è stimato che quotano l'11% circa delle entrate, no? Quindi se lo facessimo pagare 2,50 euro sarebbe una misura, come dire, non, popolarmente non sostenibile e con rischi di evasione altissima, ma non si risolverebbe nessuno dei problemi. Guarda, io sono è vero che si ripercuote per una minima parte. Ti faccio l'esempio di Bologna, dove vado spesso, come sapete. Cioè il biglietto costa 1,50 e se sei senza biglietto con le monete costa 2 euro. Ma la cosa bella è che tu ci vai volentieri perché il pullman funziona. E questo è il dato di fondo. Tu sai che arrivi. Funziona nella misura in cui la città è organizzata a che il pullman passi, no? Quindi al di là di che ci siano gli autobus, evidentemente il problema delle grandi città è la densità di traffico, è la formazione delle strade, è il numero di persone che ricorrono al mezzo pubblico e al privato, ma poi soprattutto il numero di persone che vi abitano. La nostra città, come dire, ha una densità che come Gibilterra, non come, come dire, Bologna. E nel suo complesso 8.500 persone che vivono in un chilometro quadrato sono numeri da paura. Come si muovono e come riescono, come dire, poi dopo i mezzi pubblici ad essere garantiti è un grande tema. Non parliamo della conformazione dal mare alla montagna, da Sant'Elmo il pesce a mare significa che è una città con tanti dislivelli, tante particolarità. Dire, vi sono quindi delle criticità nelle criticità, questo mi pare fuori di discussione. Veniamo al discorso tram, giusto per accennarlo, poi magari ne parleremo anche con il dottor De Gregorio dopo. Sostanzialmente Napoli, io lo voglio ricordare che sono un po' più vecchio di voi, aveva una rete tranviaria veramente di grande interesse, molto diffusa. Il tram arrivava anche nelle zone collinari, Vomero, diciamo collegava una città dal capo all'altro, quindi da Poggioreale a Bagnoli. Io ricordo, ecco, appunto, mie reminiscenze di gioventù, quando tanti giovinotti come me si appendevano al tram, come suol dirsi, e andavamo al mare proprio usando questo sistema alternativo di trasporto, gratuito anche se un po' pericoloso. Ricordavo tanti aneddoti che non è il caso di ricordare adesso, ma comunque credo che, io non so veramente Sandro a chi va scritta poi la responsabilità di questa delegittimazione di questo mezzo, tra l'altro ecologico, perché il tram come il filobus sono mezzi, diciamo, ecologicamente sostenibili. Perché li abbiamo, diciamo, tolti di mezzo per dare spazio invece a quei pochi, diciamo, mezzi di trasporto anche altamente inquinanti? Ma io personalmente ricordo quegli acquisti dei tram fatti negli anni 90 e forse furono acquisti errati, non si riuscì a organizzare il servizio, non vi era la programmazione delle strade ferrate, no? Per le quali dovessero passare. Io credo che il tema sia sempre un disegno della mobilità. Attenzione, parliamone anche disincantatamente con il nostro ospite di qui tra poco, ma il tema è come si spostano le persone. Il tema, noi dobbiamo, possibile che a Bari, che non è Sydney, Bari è una città del meridione con i suoi problemi, eccetera, esistono delle misure interessantissime, ad esempio il bonus economico per i lavoratori che rinunziano al mezzo privato ed utilizzano la bicicletta elettrica, per fare un esempio. Ma è ovvio che se tu non riesci a riorganizzare la città, dove passa il tram, dove passa l'autobus, dove passano i taxi, dove passano le auto, evidentemente non devono passare tutti quanti insieme, non si riesce. Ci vuole un disegno complessivo della mobilità. Ragazzi, vi blocco pubblicità, poi dopo rientriamo in programma con il primo ospite per quest'oggi. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Da Euronics
X Gruppo Tufano, fino al 5 febbraio, acquista un prodotto di almeno 599 euro e subito per te c'è lo sconto IVA! LG Smart TV 65 pollici 4K, tua a 655 euro. Lavatrice Smeg 10 kg, tua a 369 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata dopo Pasqua 2020. Lo sconto IVA equivale al 18,4% sul prezzo di vendita. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Revisione in scadenza? Non rischiare pesanti sanzioni. Passa da Tufano Gomme e approfitta della nuova promozione. Per ogni revisione effettuata riceverai in omaggio un buono carburante. Tufano Gomme Arzano e Interporto di Nola è anche officina autorizzata Bosch Car Service. Carrozzeria, centro installazione e collaudo impianti GPL. Convenzionato con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, al servizio di chi guida. Ragazzi, pausa caffè. Eccoli. Buonissimo. Come l'hai fatto? Con il caffè Toraldo della nostra nuova macchina. Caffè Toraldo presenta la nuova linea di caffè in cialde. Basta acquistarne una modesta quantità e la macchina da caffè può essere tua gratuitamente. In più, anche la consegna a domicilio e l'assistenza sono gratuite. Per gustare il caffè Toraldo in cialde, in ufficio, in azienda, in negozio e a casa tua, chiama lo 081 502 7550. Facciamo un'altra pausa caffè? Fiber, internet illimitato a 18,90€ per sempre. Per info 081 190 190 19 www.fiber.it. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani. Via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net. Lepre Group. Ci occupiamo di strategie per le imprese, servizi innovativi su fisco, lavoro, previdenza, mutui, finanza ordinaria agevolata, fondi europei, pratiche amministrative e assistenza legale. Lepre Group. Affidati al nostro team di esperti e professionisti al servizio delle imprese e delle famiglie. Lepre Group. Via Baldacchini 11, Napoli. Telefono 081 28 22 66. lepregroup@gmail.com. Ti aspettiamo. Per la tua pubblicità su Radio Amore, chiama allo 081 195 77 330. Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Devo farvi un invito, il solito invito mensile. Venerdì 28 febbraio, dalle 20:30, al complesso turistico Averno e Damiani, abbiamo niente poco di meno che il lucignolo della canzone napoletana. Consiglia Ricciardi. Consiglia. Ciao Antonio, ciao a tutti. E allora invitiamo, fai anche tu un invito diretto agli ascoltatori di Radio Amore. Ma io vorrei invitare tutti quelli che mi amano e quelli che magari non mi amano, però. Come si fa a non amarti? Per informazioni e prenotazioni 081 767 9308 oppure 333 425 6610. Napoli, meraviglie e contraddizioni. Rieccoci qua di nuovo in linea e abbiamo appunto in linea telefonicamente con noi in contatto il dottor Umberto De Gregorio, che è il presidente dell'EAV, ente autonomo volturno che si interessa di trasporti. Sandro. Buongiorno presidente. Certo, la più grande azienda regionale del trasporto che attraversa la nostra città con i suoi servizi è luogo di miglioramenti, è luogo, come dire, di riflessioni di quella che può essere un trasporto pubblico più efficiente. Ma in particolar modo ho letto una considerazione del presidente negli ultimi giorni che mi stimolava particolarmente: la possibilità che il futuro sia un'unica azienda metropolitana. Io personalmente sottoscriverei, perché
le grandi aziende possono, come dire, garantire investimenti e servizi migliori ai cittadini. Presidente, questa è una proposta shock? C'è un lavoro programmato? Come può entrare anche nel dibattito politico questa proposta che hai svolto, se non erro, via Facebook? Io mi auguro che entri nel dibattito politico. È una proposta che ha lanciato il presidente della Regione Campania, De Luca, che io ho ripreso con un articolo sulla Repubblica, che poi stiamo portando un po' avanti, che non è una proposta, come dire, vogliamo fare questo, ma è una proposta di riflessione per capire come migliorare l'attuale situazione, che è una situazione che con ogni evidenza non ha una sua giustificazione teorica. Cioè, noi abbiamo tre aziende, lei ha proprietà della Regione Campania, ANM proprietà del Comune di Napoli, CTP proprietaria della città metropolitana. Ora, non c'è un motivo teorico per cui c'è questa situazione. Allora io mi chiedo, sperando che non nascano aziende di municipalità e municipalità di qui a poco, chiedo scusa la battuta che è un po' nello stile del programma, prego. Sì, no, io mi auguro che non nasca affatto questo, io credo che deve nascere un progetto condiviso che probabilmente la Regione porterà avanti e che se l'attuale giunta della Regione verrà confermata, immagino che poi diventerà anche un programma operativo, dove vogliamo mettere mano alla governance di queste aziende. Cioè, anziché avere tre aziende separate con tre soci diversi, io dico che bisogna fare un ragionamento, fare delle economie di scala, vedere con le risorse del pubblico cosa si può fare e cosa non si può fare e non fare tutto male, perché qua c'è sempre questa battaglia, c'è stato anche un ricorso del Comune di Napoli contro la Regione, dice tu mi hai dato 7 milioni in meno. Ok, forse ha avuto 7 milioni in meno, forse sì, forse no, ovviamente ci sono posizioni diverse, anche se il Consiglio di Stato ha dato ragione in questa parte al Comune di Napoli, mentre la precedente commissione del primo grado aveva dato ragione alla regione, ora vedremo, però il tema è che la coperta è quella, è inutile tirarlo da una parte e dall'altra. Allora vediamo quante sono le risorse che il pubblico nel senso, regione, comune, cittadina può mettere a disposizione, partendo dal Fondo Nazionale Trasporti, vediamo cosa si può fare, vediamo se è il caso di far entrare un grande player internazionale, che magari ha capitale pubblico, che possono essere le ferrovie italiane, le ferrovie tedesche, le ferrovie francesi, ma insomma dei soggetti che hanno una grande competenza e che non sono dei privati che vogliono speculare, ma sono dei soggetti molto spesso, ripeto, a capitale pubblico, ma che hanno un know-how che oggi è indispensabile per affrontare la sfida del sistema moderno dei trasporti. E quindi io quello che credo che sia necessario fare è uscire ognuno dal proprio orticello politico, mettere tutto sul tappeto con chiarezza e fare insieme un programma molto più interessante, perché alla fine quello che interessa ai cittadini non è se ANM o CTP o EA per proprietà del comune, della regione, non gliene frega niente, gli interessa che il servizio funzioni. Oggi ci sono dei problemi per tutte le aziende, è il momento secondo me di fare un ragionamento prospettico, sistematico, cioè non di fare cavalcare la battaglia, la polemica della settimana o del mese, ma di fare un ragionamento molto più ampio. Ci interrogavamo prima, Presidente, prima di dare la parola a Pasquale Mautone, sul nesso tra politiche di mobilità, disegno delle città, trasporto pubblico. Certe volte non solo la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, ma bisogna, vero Pasquale, cercare di organizzare anche come le persone si muovono, dove vivono, dove lavorano, quali tendenze hanno, evitare che tutti facciano ogni cosa in ordine sparso, vero Pasquale? Certo, buongiorno Presidente, buongiorno. Io ho ascoltato, ho anche letto, io penso che sia interessante, anzi più che interessante, affascinante l'idea messa in campo, però di fondo quello che diceva anche il Presidente Fucito, cioè prima di tutto occorre un accordo tra i tre enti che in tante occasioni non hanno dato buona prova sul campo istituzionale. Però chiedo scusa se la interrompo, per questo le dicevo che probabilmente quella che oggi è un'idea, quindi non è un prendere o lasciare, ma è una idea di riflessione comune, forse oggi o fino ad oggi non c'è stato il clima politico adatto,
e invece ci auguriamo che domani ci possa essere. Speriamo, perché questo, ripeto, sarebbe un ottimo punto di partenza, di mettere insieme le varie sinergie per dare un ragionamento che possa andare in linea con un modello di trasporto in linea con i paesi europei, visto la grande utenza, ma soprattutto iniziare a parlare finalmente di innovazione, Presidente, e di sicurezza per quanto riguarda proprio la questione quello, dei trasporti. Guardi, dobbiamo parlare innanzitutto di aziende sane dal punto di vista finanziario, perché sennò ovviamente non possiamo neanche iniziare a ragionare. Se a decidere sono degli amministratori giudiziari, cioè se siamo in concordato, in fallimento, ovviamente questi ragionamenti non si possono fare. Bravo. EAP ha fatto un percorso fino ad oggi. Oggi EAP è un'azienda con un bilancio sano. Il proprio capitale è passato in 3 anni da 10 a 150 milioni, cioè investimenti programmati per 2 miliardi di euro, in parte in fase avanzata di attuazione. Quindi diciamo abbiamo mille problemi, per carità, i treni vanno male, perché sono vecchi, abbiamo mille problemi, ma abbiamo avviato un percorso che ovviamente è un percorso di medio termine, non è un percorso che si esaurisce in mesi, ma si esaurisce in anni, se c'è la stessa determinazione che io credo c'è stata in questi primi anni. Ma è venuto il momento di non guardare soltanto appunto il proprio orticello, ragioniamo insieme, perché per esempio perché abbiamo 3 metropolitane, una gestita da ANM, una dall'EAV e una delle Ferrovie dello Stato, e qual è il significato? No, ci sono grandi problemi, tra l'altro un'unica azienda è anche qualcosa che ho ascoltato più volte dal versante sindacale, anche da quei versanti sindacali più aspri, più intransigenti. Sì, attenzione, io non parlo... Sì, no, dicevo, scusa, collegandolo ovviamente a una idea della proprietà pubblica, no? Quindi un ruolo di assoluto protagonismo dello Stato e degli enti locali in questo. Prego. No, io dicevo, chiaramente voglio essere chiaro su un punto. Quando io parlo di azienda unica non intendo una mega fusione che mettiamo tutto quanto insieme, perché queste sono delle suggestioni che non servono a nulla e che sono state invece foriere di problemi per tutte le aziende. Se noi guardiamo il modello lombardo o dell'Emilia Romagna, che ci spiace dirlo, ma sono quelli che funzionano meglio anche in questo settore, perché è inutile che dobbiamo inventare. Io non sono per inventare, io sono per prendere esempio dai modelli virtuosi, poi ovviamente adattarlo, cambiarlo, ma partire da quello che è stato già fatto. Non c'è mica una sola società, ci sono tutta una serie di società, ma c'è una holding che ha questa, perché non è che possiamo avere in un'unica società gli investimenti, il ferro, la gomma, le metropolitane, questo sarebbe un calderone come oggi un po' è da questo punto di vista, che non funziona secondo me. Noi dobbiamo distribuire le responsabilità, selezionare anche i rami di azienda, fare anche 3-4 società con un progetto però condiviso. Quindi quando io parlo di azienda unica intendo dire un progetto unico condiviso al cui vertice vi sono la regione, il comune, magari la città metropolitana e magari dei player internazionali. Anche un'attività nazionale parlamentare per reclamare maggiore attenzione dello Stato probabilmente alle politiche di trasporto locale. Io su questo sono molto d'accordo e credo che sia un punto assolutamente centrale. Cioè noi abbiamo grandi risorse finanziarie per gli investimenti, perché quelle non mancano, uno sa spendere, i soldi li trova. Poi è complicato spendere, le gare, però ci sono delle disponibilità. Ma quello che è insufficiente sono le risorse ordinarie per la gestione del servizio pubblico nelle aziende del centro-sud, da Roma fino alla Sicilia. Non è un caso che sono tutte in difficoltà, tranne l'EAB che ha risolto i suoi problemi finanziari. Ma non è un caso che sono tutti in difficoltà. E non sarà l'aria, Presidente, non sarà il clima mediterraneo, no, probabilmente è la disparità di risorse, no? Bravo, esattamente, è questo. Io penso che bisogna fare su questo una seria politica nazionale, chiedendo più risorse per il trasporto pubblico nel mezzogiorno, nel centro-sud, perché che noi diamo il reddito di cittadinanza e poi sottraiamo risorse
per avere pullman e treni che camminano bene, secondo me non è una cosa che si mantiene dal punto di vista anche della politica sociale. No, noi qui siamo un po' schieratucci, quindi magari queste risorse cerchiamole nei soprusi di Stato e non dai poveri cristi che prendono il reddito di cittadinanza, però questo è un argomento che approfondiremo. Quello che dico, non è possibile trovare miliardi e miliardi per alcune misure certo. Poi andare a tagliare il Fondo Nazionale Trasporti, che è strategico per la mobilità, per la vita dei cittadini, per chi vi lavora, per i servizi, per l'ambiente, per la qualità della vita di tutti, è vero Antonio? Assolutamente sì, credo che il discorso sia proprio questo, contemperare appunto un buon servizio con una buona politica. Può sembrare un sogno, però a volte i sogni si possono realizzare se c'è una buona volontà, no Presidente? Sì, assolutamente, noi dobbiamo sempre guardare in bicchiere mezzo pieno, perché i problemi, diciamoci la verità, non ci mancano proprio, ma a nessuno. Quindi questo è un territorio difficile dove ci vuole grande coraggio e anche una certa dose di ottimismo, non di improvvisazione, non illusione, non dare degli obiettivi che sono palesemente irraggiungibili, però un sano ottimismo con una forte volontà di voler ottenere dei risultati, le due cose insieme possono poi produrre quello che noi ci auguriamo avvenga, cioè il miglioramento del servizio di trasporto. Poi, se il Presidente ha ancora qualche minuto, giusto pochi, lo tratteniamo ancora perché sappiamo essere impegnato in una importante riunione. Ma dai trasporti nascono sempre cose particolarissime. Ad esempio, Stati Uniti, Inghilterra, vero Pasquale, capitale privato, competizione, mercato a tutti i costi, ma lì sono nate delle rinazionalizzazioni. Lì si è capito che il privato da solo non può andare, va a sbattere, non effettua gli investimenti strategici, costi esorbitanti dei cittadini per spostarsi. Vuoi vedere che del trasporto dobbiamo tutti parlare un poco in più? Ma io un attimo solo, Presidente. Presidente, io devo allora... Siamo due un po' diversi, quindi ci scambiamo delle considerazioni. Allora, quello è secondo me quello che dice il Presidente Fucito va in linea con quanto diceva il Presidente De Gregorio, cioè nel senso che occorrono anche capitali esterni e valutare questi modelli virtuosi nell'ottica, come dire, di un salto di qualità. Tant'è vero che lei fa un passaggio, Presidente, che dice, l'ha detto prima, dice non bisogna parlare della fusione per incorporazione, ma bisogna parlare di un nuovo modello, perché aveva dato diversi problemi, i problemi della fusione che del resto erano i problemi di EAV, che ricordiamolo è frutto di fusioni di SEPS e di altre società, perché chi ci ascolta così riesce a capire, e ci sono problemi per quanto riguardava la gestione del contenzioso, per quanto riguardava la gestione delle responsabilità, quindi lei propone un modello diverso proprio per quanto riguarda la questione di valutare diciamo dei modelli virtuosi. Non a caso prima citavamo l'Emilia Romagna, dove comunque i trasporti hanno sicuramente hanno una buona una buona funzionalità. Assolutamente. Se noi guardiamo quello che succede in Lombardia, noi abbiamo che la metropolitana è gestita da un'azienda il cui socio è il comune di Milano, e le Ferrovie Nord, che sono un po' l'equivalente dell'EAV, è gestito da una società che ha come soci le Ferrovie dello Stato e la Regione Lombardia. Però al vertice hanno creato addirittura una holding quotata in borsa. Quindi quando si parla di privatizzazioni, io sono assolutamente uno che non ha il mito delle privatizzazioni. Quindi è tantomeno pensare che in questi settori strategici possono entrare privati di quattro soci. Noi dobbiamo pensare a un'azienda che abbia una direzione di natura pubblica, sicuramente, che i capitali siano prevalentemente pubblici, anche perché nel settore dei trasporti senza i capitali pubblici non si va da nessuna parte, ma poi anche a un coinvolgimento di soggetti, ripeto, che vogliano investire in questo settore in maniera oculata, il che consente poi di avere anche una gestione più efficiente di queste aziende. Non ci prendiamo in giro, a volte l'intrusione della politica e un eccessivo peso anche dei sindacati, che non sempre tutelano gli interessi migliori, ha generato qualche volta dei problemi, e lo genera tutti i giorni, noi lo sappiamo che questi problemi succedono. Bene, benissimo. Presidente De Gregorio, noi la ringraziamo della sua testimonianza qui, la disturberemo ove mai torneremo su questi argomenti, chiaramente. Con piacere, grazie della telefonata e buon lavoro. Grazie, Presidente, buon lavoro. Allora, linea alla regia, subito dopo collegamento cambiamo completamente argomento.
Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Euronics Gruppo Tufano, fino al 5 febbraio, acquista un prodotto di almeno 599 euro e subito per te c'è lo sconto IVA! HP Notebook VLED HD, tuo a 299 euro! Asciugatrice Electrolux 9 kg, tua a 573 euro! E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata dopo Pasqua 2020! Lo sconto IVA equivale al 18,4% sul prezzo di vendita. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Revisione in scadenza? Non rischiare pesanti sanzioni. Passa da Tufano Gomme e approfitta della nuova promozione. Per ogni revisione effettuata riceverai in omaggio un buono carburante. Tufano Gomme Arzano e Interporto di Nola è anche officina autorizzata Bosch Car Service. Carrozzeria, centro installazione e collaudo impianti GPL. Convenzionato con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, al servizio di chi guida. È come un gioco, credi a me. Carne o pesce, pizza e poi pasta e gelati, quanti ne vuoi. Con Fishy King il fresco ogni giorno tutto per te. Fishy King, i grandi centri del surgelato. Forniture perenti, ristoranti, alberghi e al dettaglio. A Somma Vesuviana, Saviano, Nola e Napoli. Sara, tu e Marco con la casa nuova? Tra poco ci trasferiamo, ma prima dobbiamo arredarla tutta. Solo che ancora non abbiamo trovato quello che ci piace. Ma andate da Nicoloro Mobili! Ci sono arredamenti selezionati per ogni ambiente della casa e uno staff qualificato ed esperto che offre la migliore assistenza pre e post vendita. Pensa che hanno oltre 40 anni di esperienza e offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. In più, permutano il vostro usato. Fantastico! Ci andiamo subito! Da Nicoloro, fai affari da oro. A Monteforte Irpino, via Valle 20, 0825 75 33 72. Aperto 7 giorni su 7. Siamo anche a Ischia. Ti è bastato chiamarli per avere in un batter d'occhio un'intera gamma di servizi a tua disposizione. Improta Trasporti, dal 1984, è il brand partenopeo specializzato in trasporti eccezionali in tutto il mondo. Con uno staff esperto e tecnologia all'avanguardia, Improta Trasporti ha tutti i numeri per darti solo il meglio che il settore può offrire. 14.000 metri quadrati dedicati alle attività logistiche, 2.700 spedizioni effettuate nell'ultimo anno. Un'azienda solida, fondata sui valori e le tradizioni della famiglia Improta. Improta Trasporti di Gino Improta, a Napoli, via Luigi Volpicella 51, 081 559 1893. Ciao, sono io, la vostra Radio Amore. Vi volevo informare che da oggi potete sapere tutto su di me e su quello che faccio visitando il nuovo sito www.radioamore.it. Molto più ricco, interviste, richieste musicali online, richiesta gadgets, www.radioamore.it. Il nostro amore continua online. Napoli, meraviglie e contraddizioni. Benissimo, rieccoci qua di nuovo in linea. L'altro ieri all'Hotel Ramada c'è stata una sorta di resa dei conti nel Movimento 5 Stelle, non nel senso che l'incontro allo Coral, ma semplicemente la base ha ribadito in maniera inequivocabile che non si fa alleanze con nessuno. Abbiamo l'ospite quest'oggi, autorevolissima in materia, Marie Muscarà, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ciao Marie. Ciao, buongiorno e grazie della possibilità di intervenire. Ma tu devi intervenire perché va chiarita questa cosa, in quanto mi pare di aver capito da quel che ho potuto leggere, che ho letto con grande attenzione, che c'è una sorta di differenza, diciamo, tra la base, i politici che rappresentano il movimento in chiave locale, e quelli che invece più vicini al sole pare che si siano allontanati non solo dal territorio, ma anche dalle problematiche legate al territorio. Marie, sì. Raccontaci tutto. Dunque, naturalmente il tema delle regionali è caldissimo, la regione Campania è la roccaforte del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo visto dai risultati anche elettorali del 2018, soltanto in regione Campania si sono
raggiunte punte elevatissime. Io ricordo che nel 2018 abbiamo mandato 60 campani, 60, cosa che non era mai successa nella storia della Repubblica, e questo grazie alle votazioni che si sono espresse con percentuali che in alcuni quartieri napoletani hanno raggiunto il 70%. E badate bene, questo prima del reddito di cittadinanza, quindi nessun legame venga fatto con il ringraziamento per il reddito, perché sono state voti dati prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Sì. Questa percentuale elevatissima, ripeto, ha consentito a tanti campani di andare a Roma e rappresentare il Movimento 5 Stelle. Dal 2018, anche perché governare non è cosa semplice, c'è stata una discesa sensibile, vista anche dai risultati elettorali successivi, perché governare non è cosa semplice, e governare con la Lega, nonostante con la Lega abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, e governare poi con il PD, peggio ancora, non porta i risultati, apre a un compromesso che naturalmente chi è del Movimento 5 Stelle non riesce a sopportare e a digerire. Le ultime elezioni regionali le abbiamo ben visto in Calabria o anche in Emilia, sono state significative da questo punto di vista. Io direi una cosa, scusami se ti interrompo, lì però ci sono stati dei risultati veramente negativi, però mi pare che sia passato un principio, cioè se dobbiamo ripartire anche dal basso facciamolo pure, ma torniamo alle origini, mi pare che il messaggio sia stato questo, anche dall'Emilia Romagna e dalla Calabria è partito lo stesso principio, insomma. Sì, assolutamente. Non vedo perché, ecco, magari qualcuno vorrebbe invece imporre, diciamo, un'alleanza che non è gradita, voglio dire, rappresenta il movimento. Non è gradita, non è utile, non serve a far rinascere quella, non serve a ricostruire, significa semplicemente rafforzare un'alleanza di governo che è un'alleanza provvisoria post elezione, che non è che ci sta portando grossi risultati, a dire la verità, e significa forse, come alcuni attivisti hanno gridato durante l'assemblea, rafforzare dei ruoli di potere che a Roma si stanno consolidando. Ecco. Siccome il Movimento 5 Stelle nasce per due mandati e poi a casa, qualunque ruolo tu abbia rivestito, nasce per entrare nel sistema, per rompere il sistema, rimanendo sempre antisistema, chiaramente questi meccanismi più o meno esplicitati hanno fatto insorgere la base del Movimento 5 Stelle. Dal Ramada 450 persone si sono alternate nel giro di 7-8 ore ininterrotte, senza sosta, neanche la sosta del pranzo, per dire due minuti a testa il loro no a qualsiasi tipo di alleanza con i partiti. Il che è nel nostro statuto. Il nostro statuto prevede alleanze, possibilità di alleanze solo con le liste civiche. In Umbria questa deroga allo statuto è stata fatta soltanto perché la base umbra non si era esplicitata in maniera chiara, ma in presenza, come è successo in Regione Campania, di un numero elevatissimo di rappresentanti dei meetup territoriali o di singoli cittadini che sono venuti perché iscritti alla piattaforma e che hanno gridato no alle alleanze, credo che sia assolutamente inutile fare qualsiasi deroga per chiedere ulteriormente a Rousseau se derogare allo statuto per fare un'alleanza con il PD. Pasquale. Buongiorno Marie, buongiorno, sì, ti ho ascoltato, ciao. Ti ho ascoltato attentamente, diciamo. Innanzitutto auguri per la nomina a facilitatore. Grazie, grazie mille. Anzi, più che auguri, devo dire in bocca al lupo, perché è un momento secondo me molto complesso. Sì, lo è. In realtà io condivido quello che dici.
dici, anche perché al di là di ogni tipo di accordo, io penso che la vera pregiudiziale poi sia l'attuale governatore, perché l'attuale governatore, il presidente, sì, De Luca, penso che lì ci sia proprio una pregiudiziale insormontabile, al di là del ragionamento più ampio che viene fatto, perché adesso secondo me la vera domanda è cosa succede rispetto agli accordi romani e alla linea dei partiti che emerge per quanto riguarda il governo centrale, dove è chiaro che da lì emergono valutazioni un po' diverse. E sembra quasi, come dire, che ci si debba per forza piacere. Io penso che sia, specialmente con questo management, penso che sia assolutamente impossibile, visto i trascorsi di tutte le aggressioni che ci sono state, senza entrare nel merito ovviamente da parte mia, ma che ci sono state, faccio una valutazione laica dall'esterno, che ci sono state da una parte e dall'altra. Io penso che i cittadini non capirebbero. Certo, ma i cittadini non capirebbero, ma non potrebbero capire, ma d'altra parte anche però poi concentrare lo scontro sulle persone neanche funziona. De Luca è stato qui e ha governato per 5 anni, quello che lui ha fatto gli è stato consentito da una maggioranza formata di 30 persone tra quelli del PD e naturalmente le liste aggregate al Partito Democratico, e lo ha fatto con persone che hanno pigiato un pulsante e hanno votato i suoi provvedimenti, che gli hanno dato la fiducia ogni qualvolta provvedimenti vergognosi venivano fatti passare con la fiducia. De Luca sta lì insieme al PD campano perché il PD nazionale ha consentito al PD di governare la regione Campania. In questi 5 anni non c'è stato mai un rigurgito da parte di quel PD buono che viene ventilato e che non capisco dove sta e da chi è rappresentato, per dire cerchiamo di fermare, mettiamo un argine a questo, allo strapotere del PD campano. Non esiste nessun PD buono e nessun PD cattivo. De Luca ha fatto comodo in quel momento perché doveva fare delle cose e le ha fatte con il silenzio assenso di chi adesso si alza per dire hai fatto male. Quindi concentrare soltanto sulla figura Caldoro per De Luca o altro significa ben poco, fa cadere l'elettore nell'inganno che spostato il leader si sposti tutta la corrente. No, il leader lo spostano e probabilmente gli danno anche un ruolo di governo delle cose ancora più forte, pensa a una partecipata forte nazionale, e il resto, la struttura resta quella che lui ha creato, resta, e si metterà un altro capo bastone su questa struttura che esiste. Sandro Fucito. Buongiorno consigliera, scusi per interloquire, la mia, come dire, posizione politica è diversa, ma in questo momento per interloquire, per svolgere insieme delle considerazioni. Sì. Due considerazioni mie e una domanda. Una, un momento storico del tutto particolare. In Calabria non è che coloro che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza non hanno votato il Movimento 5 Stelle. Molto peggio. Hanno votato coloro che, premesso che io sono un sostenitore del reddito di cittadinanza, poi con tutti i miglioramenti che si vorranno attuare nel tempo, ma hanno votato coloro che scientemente dicono di volerlo eliminare, e che mi sembra una questione preoccupante per tutti noi. Altra breve considerazione, per carità, le alleanze forse in politica non c'è reversibilità, una volta fatta un'alleanza per quanto di governo con la Lega viene percepito diversamente probabilmente il tema dai cittadini, ma la mia domanda è un'altra. Il Movimento 5 Stelle al suo interno ha delle intelligenze, dei nomi di riferimento, il discorso delle alleanze vale anche se ci fosse una proposta credibile e apprezzata della società del Movimento 5 Stelle dietro la quale diversi potrebbero confluire? Non chiedo scusa, lei è politico, molto più politico di me, per cui io le dico la domanda non l'ho compresa. Se però il 5 Stelle propongono Costa o propongono un'altra figura di rilievo nella regione Campania, Costa, gradiscono o meno, o una vostra figura quale che sia, gradiscono o meno che si faccia un'alleanza con altri? Mi sembra semplice. Altri, no? Chi sarebbero? Altri. Coloro che vogliono sostenere. Partito, un partito. Allora, io già mi sembra che aver già chiarito perfettamente questa cosa. Noi non puntiamo, io in modo particolare non punto assolutamente sui nomi.
il nome, nomi sono casuali, dico profili che partano da proposte dei 5 Stelle. Lei mi ha fatto un nome, ha detto Costa. Per quello che è la cronaca attuale, è la cronaca sui giornali, può cambiare stasera, per carità, non è questo il tema. Io non punterei assolutamente sul nome, il nostro nome è il programma elettorale, che è quello del 2015, rafforzato e migliorato dalle proposte, almeno una cinquantina di proposte di legge che sono state fatte da noi in questi 5 anni, aggiornato dalle proposte delle associazioni e dei cittadini. Quindi il vero governatore della regione Campania che noi proponiamo è il programma. Questo programma verrà portato in prima fila dalla figura del Movimento 5 Stelle, che verrà eletta dalla decisione popolare, così come saremo eletti tutti quanti noi o tutti quanti loro, quelli che saranno candidati. Mettere sempre un nome che faccia da foglia di fico, e non parlo in questo caso di Costa che sicuramente non è la foglia di fico di nessuno, mettere un nome che possa essere gradito all'elettorato, semplicemente per nascondere tutto quello che c'è dietro, è una cosa che non condivido assolutamente, ma la base non condivide, e la base, l'ho detto, capisco, dico ma sul programma, sulle proposte, sul profilo di candidato, su quello che riterrete, programma, la discussione è tra di voi o è accessibile ad altri? Ma guardi che sul programma la nostra capogruppo già nel mese di settembre ha fatto un appello alle forze politiche indicando la possibilità di afferire e sostenerci le forze politiche su un programma condiviso. Non c'è stata nessuna risposta se non quella di dire metto quello, tolgo quello, metto quell'altro. Questa è una vecchia politica. No, io, ci riproveremo. Una cosa soltanto, lei parlava del reddito cittadinanza. Sì. Il reddito cittadinanza, infatti, non è una merce di scambio. Il reddito cittadinanza è un diritto. Poi che votino come la maggior parte dei percettori pensava che ci avrebbero ringraziato per questo reddito cittadinanza. In Calabria non c'è stato un voto verso il Movimento 5 Stelle che si può ricondurre al reddito cittadinanza. No, ma a me preoccupa che si voti chi lo voglia eliminare, non lo dicevo come riconoscimento elettorale, lo dicevo come considerazione al contrario. Invece, a me invece quello che preoccupa è quello che dietro il reddito di cittadinanza e dietro la paura che ci sia qualcuno che lo voglia eliminare si mettano tutti quelli che in tanti anni di governo il reddito di cittadinanza non sono stati mai capaci né di pensarlo né di proporlo, perché paradossalmente il reddito di cittadinanza è stato fatto nel momento in cui il Movimento 5 Stelle era con la Lega, pensi un pochettino, persino con la Lega, mentre il PD e tutte le forze di sinistra che si chiamano di sinistra in tanti anni non sono stati mai Rifondazione in grado di lo inventò alla regione Campania, era poca cosa, erano 350 euro 20 anni fa, però fu proprio inventato una parte politica, però è tutta un'altra cosa. Non sono sacche di voto che ci interessano. Non sono le sacche di voto. Dico, l'idea iniziale è stata realizzata comunque da qualcuno in un tempo storico. Bene. Beh, mi pare che stiamo ormai nella parte finale. Marie, io ti ringrazio di questo tuo intervento, sei stata chiarissima. Come la tua chiarezza immagino che possa essere colta da una parte dell'elettorato, quello che è molto critica rispetto ai vertici nazionali. Cioè, il problema che io vedo da disincantato, perché tu sai che io sono politicamente disincantato, è proprio questo, capire se prevarrà poi al momento del voto l'apprezzamento rispetto al vostro lavoro, rispetto alla rabbia di chi, insomma, avvicinandosi e sedendosi su poltrone comode, ha assunto gli stessi atteggiamenti, lo stesso modo di fare di quelli che le poltrone le conoscono da decenni. Ma infatti, guarda, la mia provocazione, che poi provocazione non è, ma insomma è un atto conseguenziale, invece di scegliere, no, e di proporre ogni tanto Costa soltanto perché è un nome che piace, naturalmente con tutto l'apprezzamento dovuto al nostro Ministro dell'Ambiente, sia quando non era Ministro sia adesso che lo è. Ma io poi ho pensato, ma per quale motivo questi difensori, no, dell'alleanza col PD, i nostri difensori dell'alleanza del PD, e pensa a un nome molto elevato tipo Roberto Fico, ma perché non si vengono a candidare qui? Lo so che tu hai detto chiaramente più volte questo, indubbiamente. Si viene a candidare in Regione Campania
con un'alleanza con il PD, quindi in prima persona, con la sua figura, difende fortemente questa alleanza. Posso aggiungere un minuto brevemente, sì, un minuto lei ci ha detto c'è stata una volontà di confrontare i programmi della Ciarrambino, sì, il mio piccolo partito che è Sinistra Italiana, non interessa qui, voglio dire agli ascoltatori della radio, ma mi scuseranno questo abuso di pochi secondi, però cercò di provocare una discussione con tutti, non avemmo il piacere di parlare con i 5 Stelle, ci possiamo riprovare? Peccato, guardi peccato, perché noi sono 5 anni qua dentro che denunciamo. Io da sola. Noi non ci siamo. Siamo stati costretti a fare, non trovando nessun tipo di alleanza qui dentro che ci accompagnasse. Ma noi non siamo presenti al Consiglio regionale, consigliere, non siamo presenti. So. Ma scusi, ma questo lo so perfettamente. Le sto dicendo che in questi 5 anni non c'è stata nessuna forza che, anche rispetto alle gravi denunce che abbiamo fatte, costretti a portarle in Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, non c'è stata una forza politica in questi 5 anni che abbia alzato il telefono e abbia detto: questa battaglia la vogliamo condurre insieme. Ho capito. Allora, quindi, vediamo un attimino. Ma quindi, è tardi, quindi ognuno può segua dove è stato gli ultimi 5 anni. Le vie del Signore sono infinite, direi. Maria, io condivido quello che dici, perché diciamo che all'inizio voi, è vero, siete stati isolati in tante occasioni, cioè non vi hanno neanche preso in considerazione per una questione più di prevenzione, diciamo, perché erano prevenuti. Poi dopo c'è stato un mutamento anche a seguito delle vicende nazionali, almeno, ripeto, in maniera laica vedo questo, ma all'inizio c'è stata proprio una chiusura nei confronti del movimento. Però io diciamo provo a fare una valutazione in merito anche a quello che diceva Sandro, però cioè la domanda è: se venisse condiviso un programma anche in relazione alle forze governative con un superamento dell'attuale presidenza, secondo me il Movimento 5 Stelle sarebbe disposto a ragionare. Ma guarda, questa è una cosa che si vedrà, per me rimane al di là della posizione personale quello che è uscito in assemblea, che a distanza di 3 mesi dalle elezioni, ormai sono 3 mesi, non si può fare nessun giuro in giurello, bisognava muoversi molto prima, così non è stato fatto, i nostri attivisti ci hanno detto: nessuna alleanza con i partiti. Questo è emerso con forza, questo è un dato che è emerso con forza. Io obbedisco alla mia base, che poi il mio sentire. Benissimo, Mari, mi pare sia stata chiarissima. A questo punto io ti saluto, ti ringrazio della tua presenza e ovviamente ci risentiamo più presto quando ci saranno. Grazie mille, grazie sempre a voi, un abbraccio. Un abbraccio, buon lavoro. Buona giornata a tutti. Bene ragazzi, mi pare che il discorso lo possiamo chiudere qui, perché è chiaro che in questo momento le ferite sono, come dire, molto molto aperte, per cui magari più avanti potrebbero anche crearsi degli spiragli, insomma. Certo, sperando che non sia troppo tardi, perché è il partito dei record, il Movimento 5 Stelle, è il partito che in Emilia è riuscito ad avere il 3,6% e quindi vediamo il risultato delle suppletive, nel quale capiremo, insomma, qui già voglio dire qual è la situazione ad oggi. Esatto, ripetiamo, visto che ho accennato giusto rapidamente, in effetti ci saranno delle elezioni, lo sanno in pochi, qui a Napoli il 23 di febbraio, per sostituire un grande amico di Radio Amore, il senatore Ortolani. E ovviamente anche qui ci sono spaccature, frizioni e polemiche, ma chiaramente un test che potrebbe sembrare un test scemo, diciamo poco rilevante, diventa un test rilevantissimo anche per quelle che sono le alleanze future. Per questo è così o no? Sì, penso di sì. Soprattutto oggi è stata una bella puntata, secondo me. Penso che chi ci ha seguito è stato molto interessante nei contenuti e anche nel dibattito. Io in conclusione direi che potremmo fare cosa gradita, di fare un dibattito tra i candidati delle suppletive, invitandoli magari per 6, 7, 10 minuti a proporre la loro posizione. Tanto sono 5. E a farci capire i loro programmi. Potremmo organizzare magari per martedì prossimo
un ragionamento di questo tipo. Benissimo, facendo la garanzia del pluralismo, no? Facendo anche servizio pubblico, perché bravo. Che siano le elezioni suppletive, che voti la metà della città di Napoli, non lo sa affatto la metà della città di Napoli. Assolutamente no. È un discorso tra pochi intimi, tra persone che fanno tardi la sera. Questo poi, però, determina anche la possibilità di sorprese. Ma nessuno sospetterebbe che prima delle regionali c'è un'altra votazione. C'è il referendum sulla diminuzione del numero parlamentare, ma ormai la vita pubblica è diventata veramente questione di pochi. Non dite a nessuno che si voti il 23 febbraio, perché magari rischiate di andare a votare. Effettivamente dice una cosa interessante, perché qui veramente c'è uno scollamento dei cittadini dalla cosa pubblica, dalle istituzioni. Però c'è anche una scarsa propensione delle istituzioni e dei mezzi di informazione a caricarsi dell'obbligo di informare. Sembra che... Però Sandro, vedi che una cosa che mi ha colpito tantissimo in Emilia, hai visto che affluenza alta c'è stata? È raddoppiata praticamente. È stato veramente una cosa molto... E perché molto... è divenuto un po' un test nazionale, è divenuta una questione vitale. Sì. Era un'ultima spiaggia, io l'ho considerata. E permettetemi di fare giusto, rubare un altro minuto e poi andiamo via, promettiamo, la canzone napoletana bussa alle porte, dobbiamo dare spazio. Ma questa fotografia del capo sardine insieme a Benetton è un autorite, no, ragazzi? Credo che le sardine, insomma, siano una cosa eterogenea, ampia, non credo siano un movimento politico, e come tali possono dire cose giuste ed è avere, come dire, riferimenti sbagliati, no? Che posso dire, Di Maio a capo di un movimento grande ebbe a complimentarsi con Conte perché aveva ricevuto la telefonata di Donald Trump, manco voglio dire una barzelletta di Happy Days sarebbe stata qua, chi vuol cambiare il mondo si gratifica dalla telefonata di chi voglio dire commissiona le uccisioni in Iran e via dicendo, quindi infelice. Allo stesso modo vai a capire, insomma, sti ragazzi come si sono trovati a parlare con Benetton. Pasquale. No, ma anch'io non darei troppo importanza a tutto questo. Penso che di fondo anche le sardine è un movimento che staranno valutando cosa fare per le prossime competizioni. Sta di fatto che hanno, secondo me, contribuito ad animare fortemente il dibattito. Assolutamente sì. E poi secondo me è un movimento pulito. Su questo metterei la mano sul fuoco. Benissimo, benissimo. Allora grazie a Pasquale Mautone. Grazie a chi ci ha ascoltato e soprattutto alla prossima. Grazie a Sandro Fucito. Grazie a voi. Grazie a tutti quanti voi che avete avuto la pazienza di seguirci finora. Ciao a tutti e al prossimo appuntamento a martedì prossimo alle 12. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano.